Nel sentiero vado in retro e dentro, sulle orme dei giganti, di quelle che ora siano tanti, nelle pietre scalfite a fuoco, l'amore che ci traghetta, di un passato che rimane vivo, in cambio di un sospiro, che poi lo so che non si muore. Ma senza di te, chissà se saprò stare. Chissà se saprò stare in questo immenso mare di non attese, infinità sospese, cristalli di vita in gocce. Perché il mare è bello, se ci sai stare, allora abbracciami e torna a cantare. Belle le immagini ed è anche molto bello il pezzo che tu hai scritto. Mi ha molto colpito quando tu mi dici, sai Mara, io comunicavo attraverso la mia musica, riuscivo a comunicare per tanti anni, no? Hai cercato di comunicare delle cose importanti tue attraverso la musica. Questo mi ha colpito molto. Non hai mai avuto il coraggio di parlare direttamente da padre e figlio e dire anche quello che non andava, oppure la sua personalità in qualche maniera ti... Allora, sicuramente la sua personalità nella mia crescita c'è stato un periodo in cui comunque l'ho subita, perché era effettivamente molto carismatico, molto insomma presente, diciamo, no? Però io ho sempre avuto un rapporto di dialogo con lui, cioè nel senso che si poteva parlare, si dialogava e tutto, ma trovo che, diciamo, il modo in cui lui capiva meglio era attraverso la musica. La musica, avevi trovato, avevo trovato questo la chiave, escamotage, esatto. Io, come si dice, giro l'ostacolo e gli arrivo con la mia musica. Perché poi lui se le riascoltava, capito, da solo e elaborava magari dei messaggi che... inizialmente, essendo anche una persona molto timida, non riusciva magari a lasciarsi andare subito, no? Quindi era la mia strategia. Aveva, diciamo, quasi un pudore, forse, sì, anche lui, sì, no? Sì. Nei tuoi confronti.